Finalmente riapre la stagione a Castello Magrà. Sì, quest'anno tutto tondo. L'anno scorso ci siamo limitati a svolgere dei concerti serali, delle presentazioni di libro, ma tutto all'aperto. Quest'anno invece abbiamo inaugurato una mostra dal titolo Sinceramente Vostro, dedicata a Luigi Palma di Cesnola, un rivarolese che ha viaggiato molto, a Cipro prima come archeologo diplomatico e poi fino a New York, dove ha fatto parte di coloro che hanno fondato il Metropolitan Museum di New York. Per quanto riguarda invece gli eventi, questa sera abbiamo avuto un bellissimo concerto dei Modus Ensemble, un quartetto di percussionisti. Devo dire, siamo molto soddisfatti anche della partecipazione, perché pur avendo la partita dell'Italia che ci giocava contro, in questo caso il pubblico è stato numeroso. La mostra sarà aperta fino a metà ottobre, fino al 10 di ottobre, tutte le domeniche pomeriggio, dalle 15 alle 19, come nostra solita apertura. Abbiamo pensato anche ad una serie di eventi collaterali legati alla mostra, in particolare a delle conferenze, un ciclo di conferenze, di cui la prima sarà dedicata alla mostra che verrà inaugurata la prossima settimana a Torino, sempre legata al Palma di Cesnola, ma un po' più dedicata ai suoi lavori d'archeologo, quindi dal titolo Cipro, crocevia di civiltà. In questa prima conferenza saranno presenti Enrica Panero e il professor Luca Bombardieri, che sono i curatori della mostra di Torino. Seguiranno poi una serie di conferenze con il professor Gianni Oliva, con Riccardo Manzini, una tavola rotonda a settembre, insomma una serie di appuntamenti. Ovviamente il castello è anche aperto per le visite, questo ci teniamo a dirlo perché è stato complicato, ma con tutti i percorsi separati insomma abbiamo cercato di riaprire al meglio che si poteva. Sarà solo un discorso di numero contingentato di persone, quindi non sarà l'afflusso solo. Solito ci saranno un tot di persone per volta, ma insomma speriamo che ci possa essere tanta gente che viene a trovarci in tutta la stagione. Una cosa che non ho detto legata alla mostra: saranno presenti anche dei laboratori didattici alcune domeniche pomeriggio e questi si svolgeranno nel parco. Per quanto riguarda le visite guidate, numero contingentato ma su prenotazione, oppure il flusso verrà fatto semplicemente entrare un po' per volta? Allora, la domenica la prenotazione non è necessaria, semplicemente appunto le persone entreranno un pochino per volta. Ci sarà un numero diverso a seconda di chi visita la mostra piuttosto che a chi visita direttamente anche il castello. Mentre invece le serate, sia i concerti che le conferenze, piuttosto che anche le presentazioni di libri che sono state organizzate insieme alla biblioteca comunale Besso Marchese, necessitano di prenotazione perché il numero è contingentato, quindi diciamo che è possibile anche arrivare quelle sere direttamente, ma non è detto che poi ci sia il posto disponibile. Non è un obbligo, ma consigliamo di prenotare. Non resta che invitare tutti a venire a Castello Magrà, visitare questo bellissimo maniero e la mostra. Assolutamente, venite tutti quest'estate a trovarci, saremo felici di accogliervi. Dopo un anno di semipausa, dove non abbiamo potuto aprire le sale, siamo felici di riaccogliere di nuovo il pubblico. Sì.